oggi, a passato e presente, ci occupiamo del processo a Madame Bovary, il capolavoro di Gustave Flaubert che nel 1857, nel pieno dell'impero di Napoleone III, fu trascinato in giudizio. Un grande dibattimento che appassionò tutta la Francia e di cui si discuteva, sì, del romanzo, ma si discuteva anche della Francia e dei costumi di quell'epoca. Per la cronaca, Flaubert fu assolto e Napoleone III però compensò l'avvocato dell'accusa facendolo ministro della difesa. 19 settembre 1851. Nella sua casa di Croisset, sobborgo di Rouen, Gustave Flaubert inizia a scrivere Madame Bovary, costumi di provincia. Una critica alla società borghese della Francia di Napoleone III. 1 ottobre 1856. Sulla rivista Revue de Paris esce la prima di 6 puntate di Madame Bovary. L'opera subisce la censura della rivista che elimina ben 71 passaggi considerati scabrosi. 29 gennaio 1857. Nel tribunale di Parigi inizia il processo a Gustave Flaubert, accusato di oltraggio alla morale e alla religione per aver scritto un romanzo osceno. Del processo a Madame Bovary parliamo oggi col professor Lucio Villari e con Ivan Costa, Emanuela Lucchetti, Federico Musardo. Processo a un libro, ma in realtà con un sottofondo politico. Qual è, professore, il sottofondo politico di questo processo? Ma il sottofondo forse ideologico, perché questo libro, questo romanzo di Flaubert era un'indagine anche di tipo ideologico, politico, sociale, sulla Francia di quel tempo, che era la Francia del Secondo Impero. Di Napoleone III, nel momento così culminante dell'ascesa imperiale di Napoleone III, che coincideva con una chiusura sul piano culturale e politico molto forte, una censura a chi si opponeva, come dire, a questa stabilizzazione sociale che Napoleone III voleva determinare nel suo paese. Stabilizzazione, cioè trionfo di una borghesia ricca, pseudocolta, ma comunque importante sul piano sociale, che il romanzo in un certo senso contestava. Entriamo adesso nel primo capitolo, dove vediamo appunto la critica sociale di Flaubert al modello borghese della Francia del Secondo Impero. Gustave Flaubert nasce nel 1821 a Rouen, una piccola cittadina della Normandia, da una famiglia borghese. Fin da ragazzo ha ideali anticonformisti, rifiuta la mediocrità e la corruzione della società, analizza l'esistenza con uno sguardo ossessivo, grottesco, a tratti dissacrante, e i suoi personaggi sono, come il loro autore, tormentati e delusi. Tra il 1832 e il 1839 scrive i suoi primi racconti pubblicati sulla rivista Le Colibri. Sono gli anni al Collège Royal, dal quale sarà espulso per motivi disciplinari, e del romanzo breve Memorie di un pazzo. Pur facendone parte, Flaubert detesta la classe borghese. La sua avversione per la bêtise, la stupidità dell'essere umano, è un elemento costante della sua estetica che lo accompagnerà per tutta la vita. Dirà: c'è solo un crimine al mondo ed è la bêtise. Bisogna odiarla violentemente. Nel 1841, a Parigi, conosce Maxime Ducamp, compagno di lettere e di viaggi in Oriente. Nel 1845 conclude la prima stesura del suo romanzo, L'educazione sentimentale, e nel 1846 si trasferisce con la madre a Croisset. Durante un viaggio a Parigi inizia una travagliata relazione sentimentale con la poetessa Louis Collet, che finirà nel 1855. Flaubert, sebbene deluso dalla condizione umana e scettico sul futuro, partecipa ai cambiamenti politici e culturali della Francia di metà Ottocento.
Nel 1847 l'opposizione di sinistra alla monarchia di Luigi Filippo d'Orléans dà l'avvio a una campagna per la riforma elettorale. A Parigi le classi dirigenti sono in crisi e c'è una forte divisione sociale. Su impulso dei liberali e dei repubblicani, il popolo mira a sbarazzarsi del regime monarchico. Il 24 febbraio 1848, con una rivoluzione, gli insorti attaccano il palazzo delle Tuileries. Il regime non ha saputo far fronte alla crisi politica né coordinare un'efficace repressione. L'amico Maxime Ducamp riporta nei suoi resoconti le affermazioni di Flaubert, testimone alla battaglia di Palais Royal. Luigi Filippo è perduto. Non dormirà alle Tuileries questa notte. Ci siamo sentiti sopraffatti da questo inspiegabile massacro. A Parigi, intanto, dopo l'abdicazione di Luigi Filippo d'Orléans, nasce la Seconda Repubblica Francese e alle elezioni del dicembre 1848 Luigi Napoleone, nipote di Bonaparte, con il 75% dei voti, è il primo presidente della Repubblica. Ma il 21 dicembre 1851 Parigi è di nuovo sotto assedio. Un colpo di Stato spazza via la Seconda Repubblica e dà inizio al Secondo Impero. Napoleone III sale sul trono. La parabola della Seconda Repubblica è uno spartiacque nella vita di Flaubert, il passaggio dalla gioventù all'età matura. In una lettera dell'8 dicembre 1851, indirizzata alla sua amica Henriette Collier, Flaubert si esprime sul clima politico in Francia. Stiamo entrando in tempi ben tristi e io divento come i tempi. Diffidente di fronte al suffragio universale, Flaubert disapprova la politica repressiva che il Secondo Impero ha attuato, ne disprezza il conformismo culturale e morale. Coglie nella società moderna, sempre più a rivista, l'emblema della banalità. Emanuela Lucchetti, che cosa fu in Francia il passaggio dalla Repubblica al Secondo Impero? Beh, attraverso il colpo di Stato di Luigi Napoleone che segna questo passaggio nel 1851, la Francia visse un episodio traumatico, però in realtà il colpo di Stato ottenne un ampio consenso anche in forma spontanea, soprattutto tra i potentati agricoli, la popolazione di campagna, la piccola e media borghesia di campagna, che è lo stesso scenario appunto biografico dei nostri coniugi Bovary. Del cosiddetto elettorato cattolico, che Luigi Napoleone, quando era presidente della Repubblica, cercò di accattivarsi reprimendo tra l'altro la Repubblica Romana di Mazzini, Saffi e Armellini nel 1849. Quindi uno dei primi gesti di Luigi Napoleone fu di reprimere momenti di libertà e di valori insostituibili di libertà, come era stata per esempio la Repubblica Romana. Questo Flaubert l'aveva segnalato anche grazie all'amicizia di Maxime Ducamp, che era il direttore della rivista dove lui pubblicava puntate Madame Bovary. Maxime Ducamp era una personalità molto importante della vita culturale francese di quel tempo. Era un repubblicano e democratico autentico. Venne in Italia con Garibaldi nella spedizione dei Mille, tanto per capirci. Certo. Ci sono alcune lettere di Flaubert attraverso cui si individua qual era il suo pensiero politico già prima di scrivere o mentre stava scrivendo Madame Bovary. Assolutamente sì, vorrei ricordarne due in particolare. Una a Collet, in cui afferma che vuole descrivere la vita quotidiana come se fosse una storia, come se fosse la storia. E un'altra invece, forse ancora più interessante, alla principessa Mathilde, la nipote di Napoleone, in cui scrive, scagliandosi contro la bêtise, la stupidità dell'essere umano, che non si occupa di politica proprio perché è comune, è impertinente e stupida nel senso di sciocca. Eppure poi nei suoi scritti dipingerà la società francese con grande attenzione e attenzione anche al dettaglio. Quindi lui, grazie a Musard, non è uno scrittore impegnato, o almeno non vuole presentarsi come uno scrittore impegnato. No, beh, già con l'educazione sentimentale aveva affrontato il tema, come dire, dell'educazione non solo dei sentimenti, ma dei pensieri nuovi della società francese. Vedere i fatti come fatti della storia, cioè
come fatti che si evolvono oggettivamente, non nella soggettività dello scrittore, ma nell'oggettività dell'evento, e sono le prime formulazioni di una visione letteraria che Madame Bovary poi esprime nel modo più ampio possibile. Infatti Ivan Costa si parla di uno scrittore realista a proposito di Flaubert. Bisogna dire innanzitutto che il realismo di Flaubert fu mutuato dal diritto. In che senso? Flaubert amava la letteratura, fu costretto dal padre allo studio del diritto. Tuttavia Flaubert è far ridere, pensando al processo che subirà, affermò a più riprese di essere disgustato dal diritto, dall'idea che un uomo si sente in giudizio, in potere di giudicarne un altro. Questa sua visione del mondo, Flaubert andrà a riverberarla anche nella letteratura, adottando sì lo stile realista in voga in quel periodo, ma declinandolo, puntando su un narratore non giudicante, dunque un narratore che non esprime giudizi, un narratore diverso dal Manzoni dei Promessi Sposi, da Stendhal, da Balzac, che aveva letto, insomma, almeno questi ultimi due. Quindi quello che mi chiedo è questo: probabilmente il realismo non giudicante, per così dire, di Flaubert può essere attribuibile sia ad una scelta estetica, ad una scelta volta ad imbavagliare questo romanticismo imperante in lui che voleva uscire dalla penna, ma forse anche una scelta di natura etico-morale. Ecco, questi due elementi che lei dice sono costitutivi di questo rovesciamento della dimensione romantica della letteratura, quindi il rovesciamento estetico, ma anche poetico, ma anche, diciamo, in un certo senso culturale in senso ampio. Cioè non è più l'io che giudica, vede, descrive, fa muovere l'io dello scrittore, che fa muovere i personaggi, appunto lei citava Manzoni, Stendhal, Balzac. Lo scrittore fa muovere questi personaggi, ma non è il personaggio. Flaubert vuole invece diventare il personaggio del personaggio che lui ha costruito, cioè vuole che l'io dello scrittore diventi il personaggio oggettivo che prima era distaccato dalla personalità dello scrittore. Certo, entriamo adesso allora nel secondo capitolo della nostra storia. Esce Madame Bovary, la storia di una donna insoddisfatta che cerca attraverso degli amanti di emanciparsi e finirà tragicamente. Costumi di provincia, una critica al ceto borghese e alla condizione della donna nella Francia del Secondo Impero. Il 19 settembre 1851 Gustave Flaubert lavora al romanzo Madame Bovary, Costumi di provincia. Protagonista del romanzo è una donna stretta tra le convenzioni del suo tempo e il desiderio di rivolta ad un matrimonio che la soffoca. Emma non sta al suo posto e il suo anticonformismo diventa la bandiera di una rivolta contro le convenzioni borghesi in una società in cui la Chiesa controlla e prende decisioni. L'ispirazione è scaturita da un fatto di cronaca apparso sul numero del 4 ottobre 1837 de La Gazette des Tribunaux. Concluso nel 1856, il romanzo racconta la storia di Emma Rouault, ragazza di provincia, cresciuta in collegio e dotata di una spiccata sensibilità romantica. Emma ha passato molto tempo a leggere romanzi che le hanno sollecitato fantasticherie amorose. Flaubert descrive così il suo universo. C'erano sempre amori, amanti maschi e amanti femmine, dame perseguitate, tumulti del cuore, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barchette al chiar di luna. Eroi forti come leoni, dolci come agnelli, virtuosi, sempre pronti a piangere come fontane. Quando Emma sposa il medico di provincia Charles Bovary, crede di potersi elevare ai fasti della società aristocratica, ma non sarà così. Si accorge quasi subito di avere accanto un uomo noioso, un pover'uomo, dall'intelligenza mediocre. Deliziata dalle emozioni provate durante un ballo al castello del marchese di Underville, Emma, una volta tornata nella sua casa di Tost, precipita in una profonda frustrazione. Charles, preoccupato per il suo stato, si trasferisce con la moglie nella più vivace città di Yonville. Quando i due partono, la donna è incinta. È certa che avrà un maschio e invece partorirà una femmina.
Emma è fatua, egocentrica, superficiale, ma sa perfettamente cosa significa essere uomo ed essere donna nella Francia del XIX secolo. La situazione femminile è difatti miserabile, penalizzata da un'inferiorità legale. Le donne non possono votare, non sono incoraggiate ad istruirsi e allo statuto matrimoniale si aggiungono altre costrizioni e disuguaglianze. L'uomo, il padre, il marito, dispone della vita dei figli e soprattutto della moglie, con la quale ha un rapporto gerarchico. Il matrimonio è la cellula centrale della struttura sociale, così come lo è la famiglia. Con il matrimonio la donna non ha capacità giuridica e il divorzio, istituito nel 1792, soppresso dalla Restaurazione nel 1816, sarà ripristinato dai repubblicani solo nel 1886 con la legge Naquet. Emma, che non può ricorrere al divorzio, fugge dalla prigione matrimoniale attraverso l'adulterio. La nuova vita a Yonville non si rivela quella sperata e non placa l'inquietudine di Emma, che intesse una relazione prima con il giovane notaio Léon Dupuis, poi con il benestante Rodolphe Boulanger. Quando lui la lascia con una lettera d'addio, Emma si ammala e trova conforto nella fede. Finché nella sua vita riappare Léon e lei sembra rifiorire. I due si incontrano ogni giorno, si amano con ardore, ma anche questo flirt è destinato a finire. Emma non si dà pace, conduce una vita dispendiosa, accumula debiti e alla fine, esausta, sceglie la via tragica del suicidio. Ingerisce una dose di arsenico che le darà una morte lenta e dolorosa. Per descrivere la scena dell'agonia di Emma, Flaubert ha provato le stesse tensioni psicologiche della protagonista, il suo stesso dolore fisico. Da qui la celebre frase: Madame Bovary, c'est moi. Ivan Costa, dunque, Flaubert era figlio di uno dei più grandi medici francesi, importantissimo, conosciutissimo. E Charles Bovary, il marito di Emma, di Madame Bovary, è un medico. E lui stesso, Flaubert, fa capire che si sente medico anche lui. È possibile questa mia lettura? Sì, in più momenti Flaubert ha affermato di intendere la letteratura come una medicina, come uno strumento compensatorio con il quale sostituire una realtà insoddisfacente con una realtà nuova, più felice. Da qui l'idea di scrivere, di utilizzare la letteratura per estrarre il bello dal male. La letteratura però è una medicina che ha un effetto collaterale. Una volta finito di leggere o di scrivere un libro, l'animo umano torna a essere più insoddisfatto di prima. Anzi, spesso può correre il rischio di sovrapporre i due piani, quello reale e quello fittizio. Vabbè, allora quindi è una medicina da eliminare, professore. La letteratura... Beh, in un certo senso c'era in Flaubert questa volontà di superare tutte le forme letterarie tradizionali, ma dopo Bovary è un'occasione che si presenta non solo per Flaubert, per la sua biografia culturale e intellettuale, ma per la cultura francese, di fare i conti con questi valori borghesi cui accennavo prima, sì. Il matrimonio, la famiglia, il medico, l'aristocratico, eccetera. Cioè Flaubert fa un grande sforzo nella creare attraverso questi personaggi come Madame Bovary la figura del ribelle verso la borghesia, cioè l'uomo che cerca, lo scrittore che cerca di uscire dalla propria classe attraverso l'esperienza letteraria. Ma c'è anche una critica alle illusioni della modernità, Charles Bovary costretto a fare un'operazione a un disgraziato per aggiustare... Sì. Perché, come poi dimostrerà in Bouvard e Pécuchet, sì, anche le scoperte scientifico-tecnologiche, che hanno un loro valore positivo, possono rovesciarsi nel loro contrario, esatto, quando vengono usati all'interno di uno schema ideologico di piccolo borghese o borghese che sia. Ma questo è il discorso che sarà ripreso poi fino agli inizi del Novecento, cioè, certo, il dissenso tra
i valori borghesi e i valori della scienza capitalistica moderna, insomma. In questo Flaubert, Emanuele Lucchetti è veramente uno scrittore notevole, perché è uno scrittore della metà dell'Ottocento, sì, ma sembra di leggere un romanzo del Novecento. È uno scrittore della metà dell'Ottocento che però potremmo direttamente proiettare nel secolo successivo, proprio perché lui, per temi trattati e per tecniche narrative, anticipa gli scenari novecenteschi che poi apriranno la strada all'indagine, come già aveva fatto Flaubert, della problematica psicologica, di questo senso di vuoto esistenziale, la nausea nei confronti del vivere, che in realtà ritroviamo già tutte nella perfetta analisi che Flaubert poté fare attraverso le tristezze, i dolori, le gioie, proprio le emozioni di Madame Bovary. E io vorrei sottolineare questo punto per ricordare, per una singolare simmetria, che accanto a Flaubert c'era un grandissimo poeta che si chiamava Charles Baudelaire, nato nello stesso anno di Flaubert, e la cui raccolta di poesie, I fiori del male, sì, è stata accusato di oltraggio sarà alla morale. Processata contemporaneamente. Negli stessi giorni in cui fu processato. Dallo stesso magistrato. Ecco. E Flaubert, anticipiamo per gli ascoltatori, Flaubert verrà assolto. Invece quel poveretto verrà condannato. È condannato a una multa, ma ha soprattutto all'obbligo di eliminare 6 poesie importantissime. Certo. Ma sa perché, professore? Perché Baudelaire era un poveraccio, mentre invece Flaubert apparteneva alla classe eletta. E suggerisco, sull'onda delle cose dette dal professor Villari, chi dopo aver visto questa puntata leggerà o rileggerà Madame Bovary, legga anche contemporaneamente I fiori del mare di Baudelaire. Senta, Federico Musardo, si è molto insistito su un fatto di cronaca da cui avrebbe preso ispirazione. È vero, ma secondo me è poco probabile che un fatto di cronaca risalente a 15 anni prima sia stato il punto di partenza, se non sotto forma di vago ricordo. Bisogna ricordare appunto che quei temi erano ricorrenti anche nelle opere giovanili di Flaubert, soprattutto quello dell'adulterio. C'è per esempio un racconto molto breve che si chiama Passione e Vertù, che è una sorta di antenato di Madame Bovary. Quindi accanto a questa incessante ricerca stilistica, questa continua riscrittura dei propri lavori, va sottolineata anche una continuità nei temi e nei soggetti all'interno della sua produzione. E che lui entra dentro questa struttura, come dire, morale, intellettuale, sentimentale della donna, entra da uomo naturalmente, che cerca di scoprire anche i misteri della femminilità. Madame Bovary è una donna che elabora naturalmente sentimenti molto nuovi e molto complessi rispetto all'idea romantica che si aveva della donna allora. Insomma, questa fuoriuscita che dicevamo attraverso l'eros non è una banalità di pornografia erotica, come pensava l'avvocato imperiale che denunziò. Era invece la necessità che l'eros diventasse, come dire, la carta d'identità anche della femminilità, cioè che la donna non fosse solo un oggetto d'amore, ma fosse un soggetto d'amore erotico e valorizzasse il proprio corpo in questo senso. Verissimo. Adesso infatti le faccio vedere un filmato, La morte di Emma, è per Flaubert un'esperienza viscerale, così la descrive in una lettera del 1866. Quando scrivevo L'avvelenamento di Madame Bovary, avevo il gusto dell'arsenico in bocca. Ero io stesso così avvelenato che mi sono regalato 2 indigestioni di seguito, 2 indigestioni reali, perché ho vomitato tutto quello che avevo mangiato. Ci sono particolari che non scrivo. L'intuizione artistica assomiglia in effetti alle allucinazioni ipnagogiche per il suo carattere di fugacità. È allora che è necessario buttarsi su di essa avidamente. Ecco tutto quello che trovo da dirvi in fretta. Se giudicate le mie risposte insoddisfacenti, ditemelo. Cercherò di spiegarmi presto. Addio, con una forte stretta di mano. Gustave Flaubert. Professore, ma perché invece di farla morire di botto la fa agonizzare Flaubert a Madame Bovary? Questa è una interessante domanda. Io tenterei questa risposta.
In un certo senso Emma Bovary attraversa una fase abbastanza lunga della sua vita nel tentativo, come dire, di uscire da quelle strutture che abbiamo detto, di costumi, di mentalità, che Flaubert odiava perché appartenevano alla cosiddetta morale borghese. Quindi questa sorta di lotta abbastanza dura che Emma Bovary compie nella sua fase della sua vita, diciamo, coniugale, eccetera, e deve per forza corrispondere simmetricamente a una morte abbastanza faticosa, come può essere quella una morte di chi agonizza. Sì. E non si spiega altrimenti. Ma da parte di Flaubert, secondo lei, c'è un'intenzione punitiva? No. Ecco, questo è un punto importante, questo, perché la critica letteraria, insomma, io ritengo, non solo io, ma si sa benissimo che Flaubert e Baudelaire hanno aperto le porte alla letteratura e alla poesia moderne, e ancora oggi vanno riconosciuti per questo. Ecco, io ritengo che, per esempio, l'uso del termine bovarismo è sbagliato, perché dà l'impressione che Flaubert abbia creato, attraverso Madame Bovary, un modello di donna a sé stante. No, è proprio la volontà di Flaubert era quella di entrare proprio, come dicevamo, in profondità. Verissimo. Nella visione della donna diversa, oggi, moderna. Oggi, per riprendere quello che ci ha appena detto. La femminilità nella sua radice profonda. Ecco. Quello che ci ha appena detto il professore, bovarismo si usa per descrivere una donna velleitaria, che ha delle aspirazioni alla fine destinata al fallimento proprio per le velleità di queste aspirazioni, e questo ci porta dritti al terzo capitolo. Madame Bovary desta scalpore, i censori si mettono in moto e l'accusa a Flaubert è quella di aver scritto un'opera addirittura oscena. Dopo 5 anni di lavoro instancabile, tra il 1 ottobre e il 15 dicembre del 1856, appaiono sulla Revue de Paris le prime 6 puntate di Madame Bovary. L'opera è sottoposta dai redattori della rivista a diversi tagli. Molte frasi sono giudicate immorali e lascive e vengono eliminati 71 passaggi. I ritocchi generano in Flaubert uno sdegno tale da costringere i direttori del giornale ad inserire una sua nota di disapprovazione. Dichiaro pertanto di negare la mia responsabilità per le righe che seguono. Il lettore è pregato di vedervi nient'altro che dei frammenti e non un insieme. 24 dicembre 1856. Flaubert è accusato di oltraggio alla morale pubblica e religiosa e al buon costume. Le incriminazioni sono pesanti perché arrivano in un momento di delicati equilibri politici e di forte censura. Il romanzo però ottiene pareri positivi fra gli intellettuali che si sono uniti in difesa dell'opera. Anche la moglie di Napoleone III, l'imperatrice Eugenia de Montijo, apprezza la Bovary. Flaubert, rassicurato dalle circostanze, si illude di evitare il processo. E invece, il 15 gennaio 1857, lo scrittore, insieme all'editore del giornale e al tipografo, è informato di dover presenziare davanti al tribunale correttivo. Ernest Pinard, avvocato imperiale, divenuto celebre per aver promosso un procedimento penale contro i fiori del male di Charles Baudelaire, concentra l'accusa sulla poesia dell'adulterio. Il romanzo è scandaloso perché colmo di atmosfere erotiche, perniciose per i lettori e in particolare per il pubblico femminile. L'accusa è di licenziosità. A difendere gli imputati è l'avvocato Marie-Antoine Jules Senard, che, al contrario, sottolinea la profonda moralità dell'opera, proprio perché, alla fine, la protagonista è punita per i suoi peccati. Il momento del processo, fissato per il 29 gennaio 1857, è l'unico episodio in cui Flaubert fa ricorso al prestigio borghese della sua famiglia. L'avvocato Senard chiede udienza direttamente a Napoleone III, di cui era stato ministro, dichiarando le origini dello scrittore. Per i giudici, il romanzo è il frutto di un lavoro lungamente meditato e i brani incriminati, per quanto criticabili, sono irrilevanti di fronte alla totalità dell'opera.
Flaubert non è ritenuto colpevole dell'intenzione di offendere la morale pubblica. Viene assolto e esentato dalle spese di giudizio. Madame Bovary uscirà in volume pochi mesi dopo, avrà un successo senza precedenti. La prima tiratura sarà di 6.750 copie esaurite in un mese. Quanti elementi che contiene il filmato che abbiamo appena visto. Il processo giova al libro che viene incriminato. Il pubblico ministero, quello che oggi chiamiamo pubblico ministero, ha un'intenzione, come dire, politica, Emanuela Rucchetti, in questa vicenda. Beh, l'accusa imperiale mira soprattutto, anche e soprattutto, a colpire la Revue de Paris, che è la rivista sul quale poi venne pubblicato il romanzo a puntate. Perché? Questa rivista nasce per dare voce ai nuovi autori, ma dava voce anche ai dissidenti del regime e costituiva una sorta di avamposto liberale che doveva essere messo a tacere, ma sopravviverà pur morendo e rinascendo fino al 1970. No, ma appunto l'avvocato imperiale nell'arringa molto lunga citava dei passi del romanzo di Flaubert, credendo così di, come dire, dare il senso. E invece queste citazioni servivano soprattutto ai giudici a capire invece la bellezza, l'onestà e la limpidezza della scelta letteraria di Flaubert. E così pure l'avvocato della difesa non faceva che respingere questa accusa, che era non solo di immoralità, di oscenità, ma è un'accusa di violenza contro la morale religiosa, perché Madame Bovary ha pure un momento di uscita attraverso la fede di questi suoi sentimenti negativi, ma il parroco di quel paese si rivelava un emerito imbecille con cui non era il caso di parlare. E quindi questo veniva ritenuto un atto di accusa, ma Senard è riuscito a risolvere anche questo problema religioso. Per cui il romanzo, quando uscì in volume, ha questa dedica al mio avvocato difensore che ha capito il senso di quello che io ho scritto. Ci ho detto, Ivan Costa, alcuni decenni dopo, un altro grandissimo scrittore dell'Ottocento scriverà un libro dove c'è un'eroina che si suicida. Stiamo parlando di Anna Karenina. Secondo lei sono eroine o vittime? Sorrido perché stavo pensandoci anch'io. A mio avviso, dando per acquisito che dietro l'agire di Emma ci sia questa scissione tra la vita patinata dei libri che ha letto e la vita provinciale che invece conduce, e che quindi dietro ogni sua decisione ci sia lo sprone della letteratura, pertanto a mio avviso in Emma Bovary non c'è femminismo, non c'è eroismo, ma soltanto un caso in cui la letteratura foggia la vita, un grado di mimesi letteraria. Più chiaro di così. Ma infatti Anna Karenina, che uscì 20 anni dopo Madame Bovary, insomma, rivela un diverso atteggiamento nei confronti di un suicidio di donna come questo di cui parliamo. Cioè Anna Karenina è una vittima delle circostanze, dei tradimenti del marito, delle cose, eccetera, ma Emma Bovary non è una vittima. Emma Bovary è una donna che cerca di uscire da questo suo stato in cui si trova a disagio. Quindi è la vittima di un disagio che non riesce più a controllare. Perché nello stesso tempo, in quella stessa temperie culturali, mentre trionfava in Europa il melodramma, la gran parte dei melodrammi devono per forza finire con la morte dell'eroina. Non è la morte come voleva individuare Flaubert, è una morte che nasce da altre circostanze. Ecco, per stabilire una differenza culturale e semantica anche nel linguaggio degli scrittori di quel tempo e anche dei librettisti del melodramma. Adesso le faccio vedere un filmato, uno sceneggiato Rai del 1978. Immagina che a subire il processo sia la stessa Emma Bovary. Ad interpretarla era allora Carla Gravina. Tra qualche anno vi sembrerà assurdo avermi trascinato in quest'aula
per rispondere ad accuse che saranno superate dall'evoluzione dei tempi. E allora sarete voi ad essere giudicati, per non aver avuto il coraggio di liberarvi dei limiti angusti della vostra epoca e di guardare avanti. Passeranno gli anni, muteranno le forme di governo, ma ci saranno sempre dei processi come questo. La pubblica morale deve difendersi da coloro che in nome di una ideologia o di una presunta libertà dell'arte vogliono scardinare il sistema nel quale viviamo. E allora abbiate il coraggio di ammettere chiaramente che questi sono processi politici. La morale pubblica e la religione sono soltanto dei pretesti. Passeranno gli anni, ci saranno ancora questi processi, perché ci sarà sempre chi tenterà di infrangere il muro eretto a difesa di un sistema, alla ricerca della verità. Federico Mosardo, e questo farà di Madame Bovary uno dei romanzi più celebri di tutti i tempi. Assolutamente sì, in Italia è stato tradotto ben più di 30 volte dalla prima del 1881 e Flaubert sarà un maestro della prosa novecentesca, influenzando profondamente autori come Sartre, Nabokov, Robrier o Virginia Woolf, per esempio. Bovary rimane come un punto fermo di partenza che creerà anche, diciamo, suggestioni, come abbiamo detto, alla narrativa e alla letteratura successiva dell'Europa e dell'Italia in particolare. Se lei vuole sapere le traduzioni italiane, citerei una di Natalia Ginzburg, pubblicata dalla casa editrice Einaudi, un'edizione intitolata La signora Bovary, non Madame Bovary. Altre due. Ma io suggerirei di leggere quest'opera di Sartre, il più grande filosofo francese del primo Novecento, intitolato L'idiot des familles, che è dedicato, sono quattro volumi, dedicato proprio al processo di formazione e alle idee di Flaubert, ed è un'opera che va letta in questo senso, come un contributo per comprendere di più questo mistero flaubertiano. E l'altro? L'altro è l'edizione francese, se possibile, della libreria Armand Collin del 1957, nell'occasione del centenario, ha pubblicato questo romanzo con allegata la ringa del difensore, ma anche l'accusa dell'avvocato imperiale. Quindi è un libro complesso, pieno di documenti, che possa essere utile, diciamo, a un lettore appassionato a questo problema. Grazie al professor Lucio Villeri, grazie a Ivan Costa, a Emanuela Lucchetti, a Federico Mosardo, e mentre voi prendete nota dei libri che ci ha suggerito il professor Villeri, io passo alle conclusioni. La signora Bovary, Gustave Flaubert, Giulio Einaudi, editore, 1993. L'idiota della famiglia, Gustave Flaubert dal 1821 al 1857. Jean-Paul Sartre, Il saggiatore, 1977. Madame Bovary, Mœurs de Provence, Gustave Flaubert, Armand Collin, 1957. Lucio Villari ci ha parlato di Ernest Pinard, l'avvocato dell'accusa, quello che finì sconfitto nel processo. Beh, lui era stato anche avvocato dell'accusa contro le Fleur du Mal di Charles Baudelaire ed era un grande accusatore, un personaggio, così ce ne sarebbero stati anche nel Novecento, che diventava famoso accusando libri celebri. Si metteva in contesa con altri grandi avvocati come era Senard, che era stato ministro dell'interno nel 1848, e anche lui riuscì a farsi fare, nonostante fosse stato sconfitto, riuscì a farsi fare ministro dell'interno da quello stesso Napoleone III, che tanti fastidi aveva avuto dal processo a Madame Bovary nel 1867.